sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Forna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Alla riga Monticepi si affrontano la formazione di casa del Lecco allenata da Luciano Foschi. In serie positiva, 10 punti nelle ultime 4 partite nella gestione col nuovo allenatore e la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, che vuole recuperare terreno in classifica dopo una partenza non certo esaltante. Terzo minuto di gioco, l'ex Iocolano dalla bandierina, il colpo di testa di Sersanti e la risposta di Melgrati che respinge. Dall'altra parte, al quarto minuto, il Lecco ci prova con Buso, cerca lo spazio per andare a calciare con il destro. Buso poi invece allarga sulla destra dove c'è Giudici, mette dentro il pallone, una deviazione della difesa della Juve che per poco non beffa Garofani. Calcio d'angolo, dentro il pallone, ribattuto fuori, Zuccona, tempo per sistemarsi la palla sul destro e calciare, non va lontano dai pali. Buon Lecco nel primo tempo, Pinzauti dentro il pallone in verticale, splendido per l'inserimento di Buso che prova a saltare il portiere avversario, costretto grazie anche al buon intervento di Garofani ad allargarsi, poi ci mette una pezza la difesa della Juve. È un Lecco che preme in questi primi minuti. Azione che si svolge sulla destra, Zambataro, Zuccon, Galli a campo davanti a sé, prova a calciare con il destro, una deviazione. Qui Muarimovic ci mette una pezza, ma per poco non spiazza il proprio portiere. Sersanti dall'altra parte al ventesimo, apre a sinistra per Iocolano, il cross deviato, Kudryk di testa ce la traversa, a Melgrati battuto. Si salva il Lecco con questa occasione nitida per la Juve. Il pallonetto di testa di Kudryk per pochi centimetri non si insacca e va invece sulla parte superiore della traversa. Dal calcio d'angolo seguente, altro cross di Iocolano, il colpo di testa e la parata, il colpo di testa di Stramaccioni, la parata del numero 1 blu celeste che dice no agli ospiti al ventesimo. Un primo tempo in cui succede molto, saranno molto meno invece le occasioni nella ripresa. Non c'è fallo, si gioca, Buso prova ancora a calciare, la blocca a terra Garofani. Ancora Lecco, 4 contro 4, la porta a Girelli, apre su Zambataro. Zambataro le finte, sterza verso il centro, prova ancora a calciare con il mancino, questa volta lui. Non sicurissimo invece in questa occasione Garofani, la mette in calcio d'angolo, passata la mezz'ora, dentro il pallone sul secondo palo, allontana la difesa della Juve, Zambataro, sembra un pallone buttato via, invece c'è il colpo di testa di Buso, su cui c'è il fallo di mano evidentissimo, evidentissimo di Stramaccioni. Qui gioca quasi a pallamano perché il braccio è completamente disteso, lontano dal corpo. Calcio di rigore dal dischetto, Pinzauti freddissimo con la diagonale alla destra del portiere che si tuffa dall'altra parte, è spiazzato. Lecco in vantaggio al minuto 33, vantaggio meritato per la formazione di Foschi. Rivediamo la freddezza di Pinzauti, molto bravo a insaccare, portiere da una parte, palla dall'altra, e Lecco che sblocca il risultato. Nella ripresa i cambi di Brambilla cercano di dare qualcosa in più. Iocolano, telefonato il tiro a giro, almeno il tentativo di tiro a giro sotto l'incrocio, nessun problema per Melgrati. 67esimo, come detto succede poco nella fase iniziale del secondo tempo. Lecco ci prova anche lui con i cambi, Scapuzzi a sinistra, va fino in fondo, mette dentro il pallone, non ci arriva per poco Pinzauti. Se la cava qui la difesa della Juventus, ma il Lecco è bravo e abile a riconquistare il pallone. E allora c'è ancora l'occasione, ma viene fermato il gioco dal direttore di gara.
E la Juve che poi alla 76esimo con Rafinha molto attivo dal suo ingresso in campo mette dentro un buon pallone a tu per tu con Melgratti, Pecorino anch'egli alzatosi dalla panchina, si divora il gol del pareggio, grande, grandissima occasione per la Juve. 86esimo, ecco tutto dietro a difesa del risultato, si allarga il pallone, ancora Rafinha che da lì può inventare quello che vuole e infatti mette un buon pallone sul secondo palo, arriva il colpo di testa e c'è il palo, clamoroso palo per la Juve che insiste ancora, sempre Rafinha, il palo di Mulazzi dentro il cross dall'altra parte, colpo di testa, questa volta la parata facile di Melgrati, palo di Mulazzi che a pochi minuti dal termine rischia di riaprire il match. Rivediamo Rafinha con i giri giusti, l'inserimento di Mulazzi, Melgrati non può farci nulla ma viene salvato dal palo, è il secondo montante nella partita per la formazione ospite. 91esimo, ci prova il Lecco che recupera palla con Girelli, azione prorompente sulla sinistra, poi Scapuzzi trova la risposta di Garofani che salva il risultato anche se vince il Lecco comunque 1-0. Lecco fortunato nel finale ma bravo a portare a casa tre punti fondamentali che lo proiettano.